Cari amici, bentornati su Mirado di Rado. Dalla ultima live, quindi quella di... cos'è? Domenica? Sì, di domenica. Sono le 23:26 in questo momento, sto registrando di mercoledì. Eh sì, perché è così. Bisogna programmare. Ho parlato del fatto che abbiamo tanti prodotti, troppi prodotti, secondo me. E tra le varie domande sono usciti anche dei riferimenti a delle produzioni che io ho definito di fascia media, cioè quelle che praticamente compriamo o non compriamo, non ci cambiano niente, ok? Sono tutte uguali, cambia soltanto la profumazione, è pura scimmia. C'è stato un bel confronto, devo dire. Ricordo Tito, Vincenzo, Vittorio anche, insomma ci sono state diverse situazioni che mi hanno spinto un po' a riflettere, a pensare. Allora ho detto, nel prossimo video voglio utilizzare un qualcosa che io ritengo appartenente a questa fascia, Re Nero di Goodfellas. Tra i Goodfellas che ho, solo Re Nero e Kronos, perché proprio questo? Perché poi un altro amico, che ora non ricordo, però mi ha detto, mi ricordo quando tu nel video in cui hai portato per la prima volta Re Nero, hai parlato anche del tuo passato di cosplayer di City Hunter, e quindi vorrei che ne parlassi di nuovo, e magari due parole le scambiamo. A distanza di tanto tempo, il sapone si presenta come un cristallizzato, non so se riuscite a vederlo. Questo una volta era una pasta di quelle cerose. La fragranza tutto sommato c'è ancora, molto debole, ma c'è. Io provo a metterci un pochino d'acqua per farla riprendere un po'. Utilizzo il misto cavallo di Riva. Questo l'ho utilizzato anche la prima volta in cui ho portato questo sapone. Ero ancora nell'altro bagno. Astra Stainless, quindi la blu, dentro il Gillette Slim Adjustable. Barba di 3 giorni e mezzo. Io apro e regolo, faccio subito tutto quello che c'è da fare e lo porto a 3,5. Vediamo se 3,5 per 3,5 è una buona soluzione. Astra Blu, con cui solitamente mi trovo bene. Vediamo. Forse è un po' pochino 3,5, vabbè. Vedremo in corso d'opera. Procediamo? Vediamo un po'. Allora. Pennellino, che questo cavallo solitamente già solo al tocco del sapone è capace di prelevare, è capace di montare. Ecco, adesso che c'è finita dell'acqua e che il pennello sta muovendo e il profumo sale, io sono con le mani giù nel lavandino e nonostante tutto sì, il profumo c'è ancora forte e chiaro. Si è asciugato, chiaramente si è un po' stagionato questo prodotto. Fa lo schiumone in fase di prelievo. Fa lo schiumone, vediamo un po' come
reggerà il montaggio col cavallino. La formula di questo re nero prevede la presenza del latte di giumenta. Ma io chiedo a voi, come tutti i grassi presenti nei saponi, una volta avvenuta la saponificazione, che fine fanno? Vari olio di questo, burro di quell'altro. Una volta cotti, che diventano cotti, tra virgolette. Non sono più latte di giumenta, burro di karité, eccetera, eccetera. Io qui ho aria, eh? Provo a metterci dell'acqua, ma posso accontentarmi così, che comunque di acqua ce n'è veramente poca. Dai che forse ci siamo. Allora, Gillette Slim Adjustable con dentro una Astra Blu Bounce. La crescita di 3 giorni e mezzo. Rasoio 3,5, oh, va, eh.
Il rasoio lavora molto bene. È un buon settaggio, questo 3,5. Però attenzione a non dar troppa confidenza, perché secondo me sto peccando di presunzione in questo momento. Grappa l'astra, eh. Avrei dovuto forse usare la verde con questa crescita così corta, ma non ce l'ho. Che devo fare? Non ce l'ho. Ma poi mi piace la stra blu. Ok. Primo giro. Andato, andiamo col secondo. Allora, abbasso un attimo il rasoio a 1,5, no, che poi sarebbe 2, prima era 4, scusate, ho proprio sbagliato, sbagliato, no, però. Metto a 2.
Mazza, si sente il 2, eh? Qualche puntino qui si paleserà, eh? Infatti, eccoli qua. Arrivano le sgranature. No, mi si sta piantando. Proviamo uno. Si sta impuntando. Io l'acqua ce l'ho messa, ma non... È schiuma, guardate. Guarda che roba qua sotto. È schiuma. Sono anche le bolle, vedete? Proprio schiuma. Schiuma inconsistente. C'è niente, praticamente. A uno non taglia, praticamente. E a due mi sta massacrando. Che faccio? Proseguo? Ok, allora io vedo un po' se qui si ferma da solo, altrimenti uso la matita. Allora, ma credo che si sia assestato tutto, perché comunque non sta più sanguinando, quindi l'acqua fredda è stata più che sufficiente. Fino al primo passaggio è andata abbastanza bene, nel secondo passaggio poi evidentemente il settaggio era comunque troppo eccessivo per le condizioni generali di rasatura. A 2 si è rivelato essere molto presente, aggrappava, qui per esempio aggrappava tantissimo. Forse la lametta non è stata corretta, no, alla fine io con Astra Blu mi sono fatto la barba tante volte e anche con una crescita non proprio lunghissima, per me 3 giorni e mezzo non è una barba molto lunga. Io inizio a avere una barba evidente, cioè evidente, che per me si taglia comodamente con una barba lunga da 4 giorni in poi, quindi anche di più, 4 e mezzo, 5. Quindi alla fine va bene. L'unica cosa che ho
riscontrato nel sapone è la tendenza a fare schiuma, ok? Schiuma con aria. Schiuma con aria e non un montaggio particolarmente cremoso e confortevole. Non trattenendo acqua, quindi l'acqua a un certo punto è andata via quasi completamente, io ho trovato attrito sul viso. Ho prelevato poco prodotto, questo è vero, perché proprio la condizione stessa del prodotto, che a distanza di tempo si è asciugato, quindi mi sento di dargli metà cause. Non è completamente colpa del prodotto, è che è un po' datato, quindi ho diventato cristallizzato, è rigido, sì, il dito affonda se provo, però non è più quella cera che si prelevava a fiocchi, che se insistevo col pennello si staccavano dei pezzi. No, non è più quel tipo di prodotto lì, è cambiato completamente, è diventato molto più consistente, più rigido, e di conseguenza il pennello ha fatto fatica anche nel prelievo, nonostante il cavallo, misto cavallo di riva, insomma, ha sempre prelevato tutto in maniera molto efficace, anche saponi dalla consistenza più rigida. Però non rientra più nei miei parametri. Quando l'ho portato la prima volta, o comunque nei periodi in cui utilizzavo Renero, Kronos, insomma, utilizzavo i prodotti di Goodfellas, ero in quel periodo in cui non avevo provato tanto di più rispetto ai prodotti da banco, rispetto a Goodfellas, rispetto a Extra, rispetto ad altri che io ritengo di fascia media. Non avevo provato nient'altro, quindi mi facevo la barba con prodotti che conoscevo, come faccio anche oggi. Però oggi ho altro, ho anche altro, e quindi ho trovato determinate quadre tra pennello per quel sapone, rasoio con quella lametta, cioè sto cominciando a fare ordine, ok? Come quando c'è uno scaffale o c'è un garage, una cantina, dove tutte le cose si accumulano, a un certo punto bisogna fare ordine. Inevitabilmente delle cose che non utilizziamo più, immaginiamo vecchi fumetti, vecchi elettrodomestici, che non è che non siano più validi, ok? Ma magari li abbiamo utilizzati in passato perché ci servivano, perché ci sembrava essere l'avanguardia. Oggi che abbiamo altro, che magari fa al posto e anche meglio di quel determinato prodotto che si è accumulato nel tempo, di qualsiasi natura, tendiamo a prenderlo, fare un bustone e dire: senti, liberiamocene, perché tanto questo occupa solo spazio, non lo uso più. Ho dell'altro che sopperisce e va oltre anche, ok? E questo, riguardando saponi dopo barba, questa cosa io la noto. Noto che c'è una fascia di prodotti che non utilizzo più, perché vado dal prodotto da banco, quindi da Proraso, Denim, Palmolive, quello che sia, che ultimamente porto poco, ma fidatevi che li utilizzo con piacere, per andare poi verso quello che io reputo essere di fascia medio-alta, quindi da media a medio-alta, dai Toscana Factory Lab fino a salire. Ci metto anche i Mondial possono sembrare prodotti di fascia media,
In realtà il Mondial ha sempre avuto quel qualcosina in più che lo faceva affacciare fuori dalla mera fascia media. Quel qualcosina in più, quel tocco, fosse anche solo la profumazione non spiccatamente sintetica. Sappiamo che le profumazioni sono sintetiche fondamentalmente, però non ci sapeva troppo di sintetico. Perlomeno non mi sa troppo di sintetico. Ecco perché magari tendo a farlo affacciare fuori dalla fascia media. E anche perché è un signor prodotto il Mondial, attenzione. Quindi credo che questo sarà uno di quei prodotti che metterò via. Che metterò via. Perché non ho più motivo di tenerlo nell'armadietto. Ha fatto il suo lavoro quando era per me una novità e quindi credevo che questo andasse bene. Tra l'altro, per il costo che avevano queste linee, io ne acquistavo perché comunque erano affrontabili, abbastanza economici, nella confezioncina di plastica, dischetto da hockey, quindi ci stava tutto. Alcune linee le ho già smaltite in passato. E queste due le ho tenute, ma credo che questa è Kronos, credo che non le userò più. Concludo con il dopobarba, che è un aftershave parfum, profumo dopobarba. E qui si apre un altro capitolo. Mi sono fermato con la rasatura, ma ci sarebbe ancora da radere, ci sarebbe da fare un terzo passaggio. Dicevo che si apre un altro capitolo perché in viso è assolutamente eccessivo. È un potente schiaffo alcolico che per quanto mi riguarda è inutile. La colpa, tra virgolette, la colpa, ma tra virgolette, attenzione, diciamo la causa, non la colpa, la causa di questa ricerca che c'è stata e che non so se continua, perché poi io mi sono un po' stancato di star dietro a tante cose. La continua ricerca della persistenza e quindi di caricare, di andare sempre più a mostrare muscoli, non è causa di chi produce, ma è causa di chi chiede. Quindi siamo noi la causa. Se questo qui è eccessivamente potente, la causa siamo noi. Ora io mi sono anche irritato, sgranato, quindi è chiaro che questo adesso mi dà una botta mostruosa. Se vi piace, io ho altri after di Goodfellas, no? Officina artigiana, dai, ma siamo lì. E magari li utilizzo perché mi piacciono come profumi. Ok? Metto sulle mani, metto sul collo, ma senza farmi la barba. Cioè li posso scegliere, se mi va, come eau de toilette, come parfum, ok? Quindi non come dopobarba, perché credo siano eccessivi. La pelle sta reagendo, sapete che la mia pelle si arrossa facilmente con l'alcol, tra un po' andrà tutto via. Però nel momento dell'applicazione non c'è quel piacere, quel ah, si sente solo la botta di caldo e di bruciore. Questo è un gran peccato. Perché poi questa linea è ispirata a Terre d'Hermès, quindi comunque ha anche una fragranza buona, piacevole, mi piace tantissimo. È un vero peccato. Però, torno a dire, la causa di tutto questo è la continua richiesta, ma è persistente? Ma quanto dura?
Io nei gruppi, nei social, sempre le stesse domande. E per fortuna, c'è qualcuno che ancora sostiene l'after faccia l'after, il profumo l'eau de toilette faccia il profumo o l'eau de toilette. Ok, quindi per fortuna c'è ancora chi sostiene questo. Però poi ecco, chi produce e di conseguenza magari distribuisce anche, vuole fare qualcosa di più presente affinché rimanga anche dopo. Io non sono molto a favore, perlomeno sono diventato contrario a questo, perché magari in passato piaceva anche a me che ciò che mettevo in viso poi si sentisse nella mascherina, no? Un periodo di pandemia, nella mascherina magari mi si risvegliassero un po' le fragranze, ci mettevo un po' d'acqua in viso e si risvegliava tutto, ok? Adesso preferisco di no, adesso preferisco che il dopobarba faccia il dopobarba e nel caso in cui io voglia poi indossare un profumo, mi concedo un duplicato, questo è di One Parfums, è un duplicato, questa è acqua di sale nello specifico, che ho utilizzato. Sto utilizzando in questi giorni, no? Sono un regalo di mia madre. E quindi sto riordinando, ecco, il mio approccio alla rasatura. Quindi è chiaro che mi sentite dire cose diverse rispetto al passato, cambiare idea su argomenti, su prodotti, su strumenti. È ovvio, quando si fa ordine, si fa ordine. Magari io aprendo lì dentro, chissà cosa troverò. Non c'è tantissimo, però ci sono delle linee di prodotti, degli strumenti, quello che volete voi, che magari stanno lì da tanto tempo. E che quindi sì, magari posso riprovare, ma perché? Per il contenuto video? Sì, ci sta, però poi tornerei a dire sempre le stesse cose, e cioè che una volta era così, ora eccola. Chiaro che se dovessi lasciarmi solo le cose che utilizzo più spesso e più volentieri, lì ci rimarrebbe ben poco e il canale vedrebbe sempre le solite cose. Ragazzi miei, sì, forse accadrà proprio questo. E non mi spiegherò mai perché i miei colleghi content creator non abbiano mai fatto riferimento al fatto che Renero è il cavallo di Raoul di Ken il guerriero. Io non so per quale ragione. Io l'ho detto già l'altra volta quando cantai la sigla e quando qualcuno mi disse: "Ah, cialtrone, eppure stonato". Chissà che fine hanno fatto queste persone, questi soggetti. Non lo so, a un certo punto forse avranno trovato lavoro e quindi non hanno più interesse a criticarmi su YouTube. Ah no, ecco che fine hanno fatto. Li ho nascosti dal canale. Spiase per i ragazzi. Benissimo. Detto ciò, credo di avervi tenuto abbastanza con me in questa premiere. Mi raccomando, acquistate responsabilmente e consapevolmente. Ora ci vogliono entrambi i verbi. Noi ci vediamo al prossimo video o alla prossima live. Questo è da decidere. Nel frattempo, ciao da Manuel e da Miro di Rado. Questa volta so che devo girare il cartello e andarmene lasciando il buio dietro di me. Ciao.